Oggi vi spiegherò come realizzare questi due oggettini a tema unicorno che io personalmente adoro e spero che piacciono molto anche a voi. Iniziamo subito! Per questo primo progetto ci servirà una piccola tela, io utilizzo questa che è di legno e l'ho trovata dai cinesi a pochi centesimi. Ci servirà poi il disegno di una silhouette di un unicorno, potete anche scaricarla da internet, ne troverete tantissime, molto più bella di questa. Questa l'ho disegnata io a mano in fretta e furia. Adesso prendiamo le forbici e andiamo a ritagliarla. Utilizzando del nastro biadesivo andiamo ad incollare la nostra silhouette sulla tela. Adesso con la matita andiamo a ricalcare tutti i contorni. Adesso possiamo togliere il nostro stencil. Utilizziamo i colori acrilici, io utilizzo questi dei cinesi perché sono i più economici, e andiamo a creare un effetto galaxy sullo sfondo. Io per dipingere utilizzerò questa semplicissima spugnetta, ma voi potete anche utilizzare i pennarelli, i pennelli, quello che vi sa meglio. Che avete raggiunto un risultato che vi soddisfi abbastanza, lasciate asciugare il vostro quadretto. Il tempo di asciugatura dipende un pochino dal tipo di colore che avete utilizzato e dal quantitativo. Comunque io vi consiglio sempre una mezz'oretta. Una volta asciutto prendete l'acrilico bianco e con uno stuzzicadenti andate a iniziare a disegnare tutte le stelle. Soddisfatti del risultato, lasciate asciugare. Adesso prendo un pennarello indelebile nero e vado a ripassare tutto il contorno dell'unicorno. Se non avete un pennarello indelebile nero di questi tipi, potete anche utilizzare l'acrilico. Nel secondo progetto vi spiegherò come realizzare questo carinissimo portachiavi ad unicorno interamente fatto a mano. Per questo progetto utilizzerò questa che è la Shrinkle Paper ed è praticamente una carta particolare, ruvida, plasticosissima, che una volta cotta in forno si restringe di 7 volte la sua grandezza e quindi vengono degli effetti molto particolari e molto carini. Per prima cosa scegliete l'immagine del vostro unicorno che più vi piace, questo è un disegno che ho fatto io giorni fa. Appoggiate il foglio sopra il vostro disegno e iniziate a ricalcarne i contorni. Come potete vedere ho fatto dei contorni abbastanza approssimativi, adesso prendiamo le nostre matite e andiamo a colorarlo tutto. Una volta colorato, andiamo a ritagliare i contorni. Quando lasciate uno spazietto per poter fare un foro dove poi andremo ad attaccare il nostro portachiavi. Molto bene, adesso andiamo a mettere la nostra creazione in forno. Il nostro ciondolo appena uscito dal forno e come potete vedere è veramente molto più piccolo rispetto a prima. Come potete vedere i colori sono molto più intensi rispetto a prima. Per completarlo prendiamo un semplicissimo anello da portachiavi e infiliamo il ciondolo al suo interno. Ed ecco completato il nostro portachiavi ad unicorno.
Io spero che questi due progetti vi siano piaciuti, fatemi sapere in un commento qua sotto qual è stato il vostro preferito e se vorreste vedere altri video di questo tipo. Vi mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!